Buongiorno raga, guardate questo piccolo geco che è salito sulla mia tenda e ora si sta arrampicando su. Buongiorno a tutte bellezze mie e benvenute in questo nuovo video. Direi tanto atteso video perché mi avete chiesto un Guadalitina Day tantissime volte ultimamente ed è il primo della stagione autunnale, infatti non vedo l'ora di iniziare. Anche perché, come ben sapete, io appena sveglia devo mangiare assolutamente. E visto che il mio stomaco inizia a borbottare, andiamo subito in cucina e iniziamo questa splendida giornata con la colazione. Intanto mi preparo l'occorrente perché volevo fare dei pancake, tanto per cambiare, lo so, sono scontata, a me però i pancake la mattina piacciono tantissimo, ma fatti a modo mio, ossia senza zucchero e senza lievito, praticamente una crepe un po' più alta. Un bel recipiente, questi che servono a misurare, anche se ormai praticamente vado ad occhio. Ora abbiamo il latte, le uova, prendiamo la farina. In tutto ciò stamattina abbiamo trovato soltanto la farina d'avena, quindi ce la faremo andare bene, utilizziamo questa, penso che non cambi molto. Vediamo come verranno questi pancake con la farina d'avena. Intanto mettiamo 400 ml di latte e 300 g di farina d'avena. Ora mettiamo insieme gli ingredienti. Farina. Facciamo il buchetto per le uova, uova e latte. E ora andiamo piano piano ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Aggiungo un pizzico di sale e continuo ad amalgamare. Ora mi armo con la mia padellina preferita, che è questa padella piccolina e che praticamente dà già la forma del pancake, perché basta mettere un pochino più di composto all'interno e farlo venire un po' più alto e già comunque viene bello rotondo. Mettiamo a riscaldare il padellino con una piccola noce di burro. E oggi ho una chicca autunnale che volevo mostrarvi, ossia questa composta di zucca gialla. Non vedo l'ora di assaggiarla sui miei pancake. Ha un profumo meraviglioso che però mi ricorda un po' le albicocche, non la zucca. Però sono veramente curiosa di assaggiarla. E ora prepariamo un bel caffè. Per accompagnare i nostri pancake. Io adoro l'odore del caffè la mattina, mi dà veramente la carica. Sono una caffeinomane, raga. Un cucchiaino di zucchero. E il nostro caffè. A me la zucca piace tantissimo, però sotto forma di confettura non l'avevo proprio mai assaggiata, quindi per me è la primissima volta. Inoltre trovo che sia un ortaggio molto versatile perché si presta bene sia per zuppe, cose salate, ma soprattutto per i dolci, perché un po' come la carota rimane dolciastra la zucca. Somiglia un po' alla confettura d'albicocca, ok, forse un po' come consistenza, ma
Non so, lascia un retrogusto di miele in bocca. Comunque è buona. Ora sì che possiamo iniziare bene questa giornata. Ogni mattina applico il mio foundation concealer di Astra, il Transformist, che dura fino a 16 ore. Una bellezza mi aveva consigliato di prenderlo in una colorazione un po' più aranciata, dal momento che io ho un sottotono caldo, però per il momento insomma c'è questo e sì, quando comprerò quello un po' più aranciato utilizzerò quello. Allora, intanto copriamo le occhiaie, lo vado a mettere anche sui punti che voglio schiarire. Utilizzo la mia spugnetta già inumidita e picchiettiamo, picchiettiamo, picchiettiamo. Praticamente ho perso l'abitudine di applicare il fondotinta su tutto il viso e mi trucco quasi sempre in maniera così parziale, diciamo. Sono sicura che quando diventerò tipo cadaverica quest'inverno andrò di fondotinta, giusto per darmi un colore più umano, ecco. Ora, sopracciglia, utilizzo il mascara colorato infoltante di Astra, questo soltanto per, ecco, dare un po' più di intensità. E poi diciamo che stempero con il mascara trasparente di Essence, che è diventato marrone praticamente a forza di fare questa combo. Ora vado di contouring, ormai il mio trucco giornaliero, raga, lo sapete da memoria. Ah, comunque, se vedete qualcosa di diverso alle mie spalle, bene sì, è spuntato un armadio, ma ho intenzione di mostrarvi il room tour della mia stanza quando sarà finita, quindi per il momento è spuntato un nuovo armadio. Quando la camera sarà al completo, prometto che vi porterò il room tour, un po' come ho fatto con la veranda. Se non avete visto il video della veranda autunnale, addobbata per l'autunno, andatelo a vedere perché se vi piace l'autunno e le decorazioni varie, merita. Ho intenzione di utilizzare la mia Naked Hat, questa palette di Urban Decay che trovo straperfetta per il periodo autunnale perché contiene tutti i colori super caldi. Picchietto questo bel color zucca su tutta la palpebra. Nell'angolo interno sfumo un arancio shimmer per creare i miei punti luce, mentre nell'angolo esterno sfumo un bel marrone terra scuro. Sfumo lo stesso colore nella rima inferiore dell'occhio. Ora andiamo di eyeliner e infine di mascara. Diciamo che il make-up occhi è terminato. A questo punto utilizzo questa matita di Astra dai toni nude. Completo il look delle labbra con questo rossetto nude di Diego Dalla Palma. Illuminante e utilizzo il Blushing Earth di Makeup Revolution. Ok, sui capelli applico l'olio dei desideri di Adon. In questo periodo sto provando diverse cose per i capelli. Non vedo l'ora di portarvi un video in cui vi aggiorno su tutto ciò che sto utilizzando e come mi sono trovata. Comunque, questo è l'outfit, adesso ve lo mostro un po' meglio. Ho indossato questa camicetta a righe nere e rosa. Sotto ho un body barra top di Bershka color carne, questi leggings simil pelle di Tezenis
e ai piedi ho messo questi anfibi. E oggi avevo intenzione di mettere questo profumo di Carolina Herrera, che è il Good Girl. Io lo adoro, raga, soprattutto in questo periodo autunnale, perché lo trovo un profumo caldo e avvolgente. Oggi ho deciso che la zucca mi uscirà dalle orecchie. Questa crema spalmabile al formaggio alla zucca l'ho acquistata alla Lidl. E il tutto accompagnato dal mio caramel macchiato di Starbucks. Queste bevande di Starbucks le ho provate un po' di tutti i tipi, ma la mia preferita in assoluto rimane questa, il caramel macchiato, perché sa veramente di caramello. E ora non mi resta che assaggiare il mio toast alla zucca. Buono sicuramente, molto speziato. Non saprei dirvi se sa di Philadelphia la zucca con, non so, c'è una spezia particolare. Non è la noce moscata, non è il pepe. C'è scritto spezie, ma non specifica quali sono queste spezie. Ok, raga, vi dico sempre che non amo girare in cucina perché c'è una luce pessima, ma non fateci caso. Sono fissata con questa cosa delle luci, stile Barbara D'Urso, ma andiamo avanti. Benvenuti nella nuova puntata della Prova del Cuoco. Per il pranzetto di oggi avevo pensato di fare un bel pesto alle noci. In realtà è la prima volta che lo faccio, l'ho voluto rivisitare un pochino a modo mio, perché nella ricetta originale, insieme alle noci, ci dovrebbero essere anche i pinoli. Io non ho i pinoli, quindi faremo tutto soltanto a base di noci. Gli ingredienti sono appunto noci, un pacchetto di noci già sgusciate, del pan grattato, del parmigiano grana padano che io dovrò grattugiare, se non lo avete già grattato meglio, olio, sale, pepe, uno spicchietto d'aglio e del latte. E ora vi faccio vedere tutto il procedimento. Intanto qui andrò a mettere tutti i miei ingredienti che poi andranno passati con il mini primer, appunto andrà creata una crema. Mi armo di grattugia, che in questo momento sto pensando che devo comprarmi una grattugia elettrica, perché odio grattare il parmigiano, raga. Dopo aver grattato tutto il parmigiano, inizio ad aggiungere gli altri ingredienti. 80 g di noci, olio d'oliva, andate un po' ad occhio, e vado ad occhio, pizzico di sale, pepe, uno spicchietto d'aglio, ora metto su una pentolina d'acqua, dopodiché vado a buttare questi gnocchi freschi, indovinate un po', alla zucca di Giovanni Rana. Raga, mi sento un po' come la mamma di Booba in Forrest Gump, quando fa tutto l'elenco delle sue specialità con i gamberi. Ecco, io sono lei, però versione zucca. E ora che l'acqua ha iniziato a bollire, buttiamo i nostri gnocchi. Tempo di cottura 2 minuti, quindi veramente super veloci da preparare. Quando i nostri gnocchetti salgono tutti a galla, vuol dire che ora di scolarli. Qui, come potete vedere, ho già preparato un letto per i nostri gnocchi col pesto alle noci. Il resto poi lo metteremo in mezzo come condimento. Vado a guarnire il tutto con delle olive taggiasche. Finalmente pronti per l'assaggio. Questa è la prova del 9. Il pesto alle noci con gli gnocchi alla zucca si sposano perfettamente, dovete assolutamente provare.
Comunque, colgo l'occasione per rispondere a una bellezza che spesso mi chiede video sulla dieta, consigli sulla dieta, e non faccio mai questo tipo di video proprio perché non voglio dare messaggi sbagliati. Non essendo io appunto un medico e una nutrizionista, mi piace però portarvi i miei what I eat in a day più che altro per darvi degli spunti per mangiare qualcosa di diverso su ricette, cose particolari e penso che sia anche un piacere vedere le persone mangiare, almeno per me lo è. Ora, ricottina e marmellata alla zucca. Io ho sempre amato il formaggio con il miele, il formaggio con la confettura, quindi è un abbinamento secondo me perfetto. Vi dirò che questa confettura alla zucca si sposa molto meglio con la ricottina che con i pancake di stamattina. Comunque, raga, avevo intenzione di farmi una bella coda alta perché questi capelli oggi non li sopporto, a parte il fatto che sono da lavare, meglio una bella codina alta così sto più comoda. Capello selvaggio oggi non mi convinceva. Intanto risciacquiamo tutte le castagne. Poi le asciugo con un panno. Vado a fare una croce. Vedete? Così. Dopo aver fatto questa crocetta, le vado a sbollentare per qualche minuto. Ora che le ho sbollentate, le scoliamo. Ora le trasferisco in un cartoccio d'alluminio. Aggiungo del sale grosso, un rametto di rosmarino, chiudo il tutto e inforniamo tutto a 180 gradi per 5 minuti. Eccole qui appena uscite dal forno, profumatissime, non vedo l'ora di assaggiarle. Apriamo questo vino rosso che è un Conte, oddio raga, io non me ne intendo. Qui c'è scritto frappato terre siciliane. Dicono che con le castagne ci sta bene lo Shiraz. Però io ho questo vino che è perfetto con arrosti e formaggi. Ma noi ce lo beviamo con le castagne. Diciamo che più che una merenda stiamo per fare un aperitivo. Sono riuscita ad aprire il vino senza fare danni. Ora prendiamo proprio il bicchiere da intenditrice, facciamo finta che me ne intendo. Prima di aperitivare insieme, volevo mettere una bella playlist autunnale. Vediamo un attimo: Autumn Vibes o Autumn Chill? Andiamo con questa. Prendete qualcosa da bere anche voi e da mangiare. No, vabbè, buonissime. Vi straconsiglio di farle così perché top. È arrivato il momento di preparare insieme la cena e avevo pensato, qui ho già il mio barattolino di ceci, è un po' che mi ispira questa cosa, non l'ho mai fatta, ossia l'hummus di ceci. Credo di non avere proprio tutti gli ingredienti, quindi io faccio un po' le cose a modo mio. Comunque c'è anche chi conserva l'acqua e la monta con la frusta perché viene fuori una specie di panna vegana. Io questa volta la butto, ho intenzione di provare questa cosa magari la prossima volta, per il momento ci limitiamo all'hummus. Faccio così, in maniera molto molto semplice. Scolo, sciacquo. Trasferisco i ceci in un contenitore, aggiungo il succo di mezzo limone, un
pizzico di sale e un goccino d'olio d'oliva. Trasferisco tutto in una ciotolina. Per finire aggiungo del pepe nero, un filo d'olio extravergine d'oliva. Oggi giornata veg, quindi ho deciso di fare questi burger vegetali a base di melanzane e pomodoro. E la cena è servita: hummus di ceci e hamburger di melanzane. Voglio mettere l'hummus di ceci sull'hamburger. Comunque, volendo, potete servire questo mousse di ceci anche come antipasto servito sui crostini. Credo che sia molto buono anche mangiato così. La mia skincare routine è un po' diversa da quella del giorno, ovviamente. Infatti, per struccarmi, per lavare il viso la sera, utilizzo quest'olio lavante dell'Uriage, acqua termale, acquistato in farmacia per pelli sensibili. Raga, mi trovo veramente strabene. Invece, come crema utilizzo questa di Sien, che è una crema rigenerante notte arricchita con calcio, collagene, Q10 e olio di argan. Ora scegliamo insieme la tisana da preparare. Io avevo pensato a questo smoothie infusion kiwi e mela dell'Angelica. Aggiungiamo l'acqua calda. Aggiungo un cucchiaino di miele. Finalmente è il momento della giornata che preferisco. Anzi, della serata, dopo aver pulito la cucina, essermi struccata e preparata per la notte, il mio rituale della sera ormai è una bella tisana bollente o camomilla, con cui mi rilasso guardando una serie TV su Netflix. Questo ormai quasi tutte le sere e puntualmente mi addormento mentre guardo un film. Però ecco, non vedevo l'ora che arrivassero questi primi freddi, che arrivasse l'autunno per ricominciare a bere tisane la sera. Io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto e vi abbia dato qualche spunto per le vostre ricette, pranzi, cene, apericena, eccetera. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per rimanere sempre attivi su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. Se non mi seguite su Instagram, se vi va, andatemi a seguire. E noi, come al solito, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. Io vi mando un grossissimo bacio.